sono ingredienti chiave la determinazione, lo studio costante perché non si smette mai di imparare e l'essere curiosi. Quello che mi ha colpito della prima volta che ho partecipato a UOBI è stato vedere che all'interno di tutti gli speech ci fossero come cuore temi organizzativi, temi che portavano in primo piano il ruolo delle persone all'interno delle organizzazioni e temi che vanno verso ridisegni organizzativi e leadership diffusa. L'altro elemento che mi ha molto colpito è stato il fatto che gli speaker abbiano uno standing internazionale, ma soprattutto sono tutte persone che danno il proprio punto di vista su queste tematiche da ambiti diversi e che quindi fanno molto riflettere e sono grande fonte di ispirazione. Il mio purpose personale è sempre stato quello di poter creare dei contesti lavorativi dove le persone si sentano libere di esprimersi, responsabilizzate e autonome, in modo da lavorare tutti verso un obiettivo comune. UOBI è un evento assolutamente inspiring proprio per il livello degli speaker che di anno in anno si alternano sul palco, speaker che derivano appunto da esperienze, background e viste diverse che si riuniscono per poter davvero portare ispirazione a tutti. Inoltre è molto importante anche il contesto delle persone che partecipano a UOBI, perché sono due giorni in cui abbiamo la possibilità effettivamente di fare un bellissimo network, e ho trovato molti imprenditori negli anni che partecipano a UOBI con le proprie organizzazioni, e questo permette comunque anche di instaurare un bellissimo rapporto con altre aziende, ad esempio clienti che partecipano a loro volta. Uno degli speaker che più ha attratto la mia attenzione è stato Uri Levin, fondatore di Waze, che ha parlato l'anno scorso, tra l'altro aveva anche una maglia con lo slogan "Innamorati del problema e non della soluzione". Spesso noi tendiamo a concentrarci sulla soluzione e non tanto sul problema, e quindi perdiamo di vista quello che effettivamente è il cuore della tematica.